Buongiorno mister, bentornato, buongiorno presidente. Si è fatto un gran parlare e scrivere in questi giorni del suo passaggio a Pescara dopo la fine del playout. Ora, siccome lei da tempo non parlava, possiamo chiederle se ci racconta come si è sviluppata la trattativa, quando è iniziata, e ovviamente non la fine, perché la fine la conosciamo. Allora, io sono molto amareggiato da quello che, ahimè, anche dei giornali hanno scritto riguardante un presunto accordo che ci sarebbe stato mesi fa. Io sono sempre stata una persona schietta, diretta, sincera e onesta. E non accetto queste fake news che escono. Ho le prove in questo telefono che la mia trattativa con la Pescara Calcio, quindi con il presidente Sebastiani, è iniziata 5 giorni fa. Io prima di 5 giorni fa non ho mai sentito nessuno, tantomeno il presidente, riguardo un approccio nei miei confronti. Non è mai esistito. I messaggi sono qui, ho le prove, e la prossima volta che vedo, posso capire un tifoso, la frustrazione di un tifoso, come frustrato ero io quando sono retrocesso, perché anch'io ero a livello dei tifosi dispiaciuto e frustrato, ma non posso accettare che organi di stampa mettano in giro delle cose false. E quindi alla prossima volta che vedo una cosa del genere scritta agiremo per vie legali, perché non accetto questa cosa qui, non accetto nessun tipo di illazione verso la mia persona e verso la mia professionalità. Ho dato tutto fino all'ultimo giorno per il Perugia, come mi ha insegnato la vita, e chi mi ha vissuto, a partire dalla società, dei dirigenti del Perugia, del presidente, sanno quello che ho dato e lo sanno perfettamente, e mi hanno anche ringraziato perché lo hanno visto sul campo. Quindi per me l'argomento è chiuso e non ne voglio più parlare. Se posso aggiungo una cosa, così la chiudiamo definitivamente. Tenete presente che il pomeriggio prima del raduno, se fosse possibile tra me e lui avere una discussione e litigare, abbiamo anche, penso, litigato. Per cui, sì, c'ho le prove. Per cui voglio dire, non proprio, il fatto di avere accordi prima è veramente una cosa... Sì, ma voglio dire, è veramente una cosa fuori luogo. Per carità, si capisce che ci può essere, io l'ho detto prima ancora di giocare le due partite, che se qualcuno avesse immaginato un film, un thriller della finale di play-out tra noi e Massimo, veramente sarebbe stata una cosa inimmaginabile, però poi ci sono i professionisti e i professionisti ci stanno per quello, quindi oggi è a Pescara, ieri era a Perugia, domani magari sarà da un'altra parte, per cui non si può pensare che perché abbiamo giocato una finale play-out noi non possiamo valutare un tecnico o un giocatore. Ci sono stati offerti anche tanti giocatori di quella squadra che ha giocato la finale con noi. Allora che fa? Se prendiamo dei giocatori loro, perché se avessero preso al contrario dei giocatori nostri... Purtroppo è un mal costume nostro il fatto di pensare sempre male, ma su questo aspetto io veramente stenderei un velo pietoso e chiuderei l'argomento qui, perché è veramente una cosa disgustosa. Infatti forse chiudiamo l'argomento, anche perché siamo qui per una presentazione, quindi basta polemiche passate. Se vogliamo cominciare con le domande e dare un altro tipo di storia, poi prego. Anzitutto bocca al lupo. Tra l'altro, se guardi qualcuno, c'è anche il mio cellulare che ti può servire, perché ho prove provate che tu la sera prima non avevi ancora deciso se adottare o meno determinate strategie. Andiamo avanti. Ecco, la ripartenza di Rotto, che è la ripartenza del Pescara. Ideologicamente vedo un connubio, perché il Pescara è reduce da una stagione fallimentare, addirittura è retrocesso sul campo. E più da stagione, diciamo, quantomeno difficile e contraddittoria, anche se quando è vero alcune di queste andrebbero anche spiegate. Però poi l'almanacco dice che
hai beccato degli esoni, quindi diciamo anche tu hai bisogno di una ripartenza. Questa molla comune può essere un'arma in più per far bene, al di là delle tue indiscusse qualità tattiche? Ma io ho sempre ritenuto che non è solo un'arma mia, è l'arma di tutti gli allenatori. Al calcio non vincono gli allenatori bravi o le squadre forti necessariamente, ma quando una squadra ottiene i risultati è perché ci sono una serie di circostanze che consentono a quell'ambiente, e per ambiente intendo squadra, società, anche gli stessi tifosi e tutti quelli che ruotano attorno alla società, di raggiungere obiettivi perché ci sono delle cose che vanno in maniera perfetta. E quindi per un allenatore, al di là che esso possa essere più o meno bravo, è necessario che ci sia l'appoggio totale della propria società, e questo io l'ho sempre sostenuto in qualsiasi circostanza, in qualsiasi società dove sono approdato. La cosa fondamentale per me, ma per qualsiasi tipo di allenatore, è avere il supporto e la piena fiducia della società. Poi è ovvio che l'allenatore viene valutato in base ai risultati, però diciamo che abbiamo esempi lampanti, uno su tutti lo Spezia di quest'anno. Spezia di quest'anno, nelle prime 5 partite, era terzultimo in classifica, penultimo in classifica. Un allenatore messo in discussione dalla piazza, mai dalla società. È stato supportato, è stato difeso, la scelta della società è stata portata avanti, e piano piano, ma è stata portata avanti perché evidentemente la società credeva in quell'allenatore e credeva nella sua scelta. Alla fine lo Spezia è andato in Serie A. Quindi i momenti di difficoltà durante l'anno ci sono sempre. La mia scelta verso Pescara è stata una scelta estremamente ponderata, ma quello che mi ha fatto fare la scelta definitiva è stata assolutamente la consapevolezza di avere un ambiente, e in questo momento per ambiente intendo la società, una società, un direttore sportivo, un direttore generale, un presidente che mi conoscono bene e che penso che possano anche proteggermi nei momenti normali che ci saranno, di difficoltà che ci sono per tutte le squadre, ma che evidentemente, se credono in un allenatore, possono supportarlo e difenderlo in alcuni momenti, nel senso buono del termine. Poi ovvio che se le cose vanno male, tu secondo me giustamente, non solo secondo me, questo discorso bisognerebbe fare per ogni tipo di allenatore, hai chiesto un progetto più importante, no? Infatti c'è un rapporto biennale, volevo capire che tipo di costruzione darai nel tempo al Pescara. Cioè, questo primo anno sarà un anno di conoscenza, di approfondimento, bisogna salvarsi, visto che lo scorso anno il Pescara è sul campo retrocesso, sperando poi di fare meglio, o già attraverso un mercato di un certo tipo, perché si fanno dei nomi comunque di giocatori importanti, perché vanno dei fiori, tutti, insomma, non sono giocatori di passato, già quest'anno provare ad aggredire il campionato, salvo poi dopo giocarsi là nel secondo anno. Per un po' capire che tipo di discorso hai fatto con Daniele, con Bocchetti e con Giorgio. I giocatori importanti non sono... Se una società prende dei giocatori importanti, vuol dire che vuole fare le cose fatte bene, ma non è necessariamente direttamente proporzionale a poter vincere un campionato, perché la storia del calcio ci insegna che ci sono state e ci sono tuttora tante squadre super attrezzate che poi alla fine non ottengono risultati. E mi ricollego al discorso di prima: per poter fare qualcosa di importante non basta la squadra, non basta l'allenatore bravo, non basta il direttore sportivo bravo, ma servono una serie di componenti che fanno sì che tutto sia perfetto affinché le cose possano andare bene, e questo è fondamentale. In questo momento rispondo alla domanda. In questo momento ci dobbiamo solamente attenere, le persone intelligenti si possono attenere solo alla realtà dei fatti. La realtà dei fatti è che il Pescara si è salvata in Serie B ai calci di rigore nei play-out, che ha perso dei giocatori importanti che aveva l'anno scorso, e che in questo momento siamo in totale ricostruzione,
e quindi non ci può essere obiettivo in questo momento. Il nostro unico obiettivo, l'unica cosa che mi ha chiesto il Presidente, correggimi se sbaglio, è provare a giocare a calcio, a giocare bene a calcio. Io penso che questa sia la priorità. Poi i risultati che avremo non lo so, perché dipenderà da quello che riusciremo a fare, dal mercato e da quant'altro, ma la mia priorità è cercare di dare un'identità, di giocare bene al calcio, di divertirci noi in campo e di far divertire la gente che spero che torni allo stadio, se no la vedrà in televisione. Però bisogna dare un senso a questo e vedremo cosa saremo in grado di fare. Giovanni, al di là della protezione, ma soliti aspetti dalla società, questo credo che valga in ogni piazza e per ogni allenatore, cosa ti ha spinto a ricominciare da Pescara? C'è una scelta oltre che ponderata, tra virgolette anche rischiosa secondo me, perché qui hai vinto un campionato, evidentemente anche i tifosi avranno delle grosse aspettative, avrai, non dico tanto da perdere, però qualcosa sì. Che cosa ti ha spinto proprio ad accettare? Ma l'ultimo dei miei problemi è la sfida. Il rischio non mi ha mai spaventato, anzi mi dà maggiore forza dentro. Tante volte mi si è detto che io sono una persona presuntuosa. Io non sono una persona presuntuosa, io sono una persona che crede in me stesso, e credo che nella vita sia fondamentale. Questo non vuol dire essere perfetti, non vuol dire essere migliori, questo vuol dire che si ha la consapevolezza di poter fare un buon lavoro, perché credo in me, credo nel mio staff e credo in quello che nel lavoro quotidiano che sia sul campo. Penso che sia sempre stata la mia forza nella vita in generale, però questo poi, come ho detto prima, non può bastare, devono bastare altre cose che fanno sì che le cose vadano tutte bene fino alla fine. Io non mi aspetto la protezione della società, non ho detto questo, io dico che ho una società che mi conosce e che mi ha dimostrato di volermi, perché comunque c'è stato un contratto di 2 anni, quindi vuol dire che c'è qualcosa di importante, che c'è un progetto da fare, un cammino da fare insieme, e quindi quella è una grande dimostrazione e che conosce il mio valore e che finalmente magari nel calcio di oggi si possano vedere altre cose che vanno oltre il semplice risultato, che è alla base di tutto, è la cosa più importante. Però a volte può capitare, come ho detto prima, gli esempi che ho fatto prima, che talvolta si possono ottenere meno risultati, ma magari si va oltre questo e si vede che magari dietro questi risultati negativi ci sono altre cose che magari in futuro diventeranno migliori. Allora Massimo, ciao, innanzitutto, tu hai più volte ribadito un concetto, per questo ti faccio questa domanda. Spesso hai detto scelgo Pescara perché mi stimolo, scelgo Pescara perché è capace anche di proteggere il mondo al momento. Negli ultimi 3 anni, in ultime 3 stagioni, dove chiaramente le cose non sono andate benissimo, ti è mancato questo nella società di appartenenza? E inoltre ti chiedo, che otto ritroviamo con questi 3 anni, un allenatore sia dal punto di vista professionale anche umano, un otto diverso a quello che ci ricordiamo, entusiasta, che faceva rifiniture alla Ricascella piuttosto che Pezzarotto, un otto cambiato, questi 3 anni ti hanno un po' cambiato da questo punto di vista? Prima non me la ricordo, che era troppo lunga. Ti è mancato questo nelle 3 stagioni precedenti? Ma io... protezione, stima, senso insomma di vicinanza da parte della società? Ma io penso che nella mia ultima esperienza sia sotto gli occhi di tutti, non c'è bisogno neanche di rispondere. Per quanto riguarda la seconda, no, io sono sempre lo stesso Oddo, ma io non sono l'Oddo che ha sempre fatto i riscaldamenti nella Ricascella. Io l'ho fatto una volta, ma l'ho fatto una volta ponderata, non perché dovevo dimostrare che Oddo era brillante. Io dovevo dimostrare ai miei giocatori che in quel momento la piazza era con loro, è stata una cosa fatta per loro, non per me o per la mia immagine, e io farò tutto quello che c'è da fare per cercare di creare presupposti positivi per l'ambiente. Questi 3 anni che ti hanno lasciato, mi hanno lasciato 3 esoneri, esperienze estremamente costruttive, perché come ho sempre detto, dalle vittorie impari poco,
Le sconfitte nella vita ci sono, ci devono essere, non conta quante volte cadi a terra, ma conta che tutte le volte che cadi ti rialzi. E io ho una grande voglia di rialzarmi, l'ho sempre fatto, non ho paura di rialzarmi, non ho paura di mettermi in gioco, non ho paura di confrontarmi con un ambiente in cui ho fatto bene, ma per me deve essere solo uno stimolo. Io sono sempre lo stesso Oddo, quello entusiasta, quello che crede fortemente nel lavoro, che crede in tutto quello che fa, e quindi io sotto questo punto di vista non sono cambiato di una virgola. Ciao mister, bentornato, ben rivisto. Stiamo parlando di entusiasmo, c'è anche da lavorare su questo, perché comunque la piazza è un po' amareggiata per quanto è successo quest'anno. Gli episodi che hai citato, tu hai detto, era per farlo per la squadra, però qual è secondo te la ricetta per far avvicinare di nuovo la tifoseria, visto che in tanti sono stati contenti del tuo ritorno, altri no, ma come giusto che sia, qual è la ricetta secondo te per ricreare questo entusiasmo attorno a Pescara? Ma credo che sia la ricetta del calcio, quella di fare i risultati, quella è la prima cosa. E Pescara la conosco, è la mia città, so che cosa vuole il tifoso pescarese. Il tifoso pescarese al primo posto mette il divertimento, vuole divertirsi, quando va allo stadio si vuole divertire, forse più che il risultato finale. Per il tifoso pescarese conta più magari il divertimento allo stadio che il risultato finale, poi ovviamente devi ottenere quelli, ma io, come ho sempre detto, sono un grande sostenitore del fatto che hai maggiore opportunità di arrivare a dei risultati positivi tramite un buon calcio, e quindi se fai un buon calcio hai maggiore opportunità di vincere. Quindi per me alla base c'è quello, cercare, provare a dare una fisionomia a questa squadra, che non vuol dire per forza di cose riproporre quello che è stato 4 anni fa, perché quella è una storia, questa è un'altra storia. Lì c'erano dei giocatori, qui ci saranno altri giocatori, e quindi in base a quello che ci sarà l'allenatore deve essere bravo a mettere nelle migliori condizioni i propri giocatori per rendere al meglio. Non sono uno che si fossilizza sui moduli, sono un allenatore che si fossilizza sulla qualità del gioco, provare a dare una qualità di gioco, ma questo non vuol dire, la qualità di gioco la puoi dare in mille modi, con moduli diversi o interpreti diversi. Ciao Massimo, bentornato. Ti volevo chiedere, hai detto 5 giorni fa è nata la trattativa vera con il Pescara, qual è stata la molla che ti ha fatto dire sì, Pescara è la scelta giusta? Che tipo di giocatori hai chiesto, chiederai alla società, e in maniera simpatica che cosa hai detto a Edoardo Masciangelo appena l'hai visto al campo? No, la trattativa è nata 5 giorni fa. È nata con un messaggio del presidente che mi scrive: dove sei? E io ho risposto: no, a casa. Veramente no, dove sei? Dove sti? Dove sti? E io ho risposto: alla casa. E lui mi ha detto: vieni in ufficio. E io sono andato. Così è nata la trattativa. E Masciangelo l'ho visto e niente, non gli ho detto nulla. Che gli devo dire? E lui giocava per il Pescara e io ero allenatore del Perugia. Io ho dato tutto, lui ha dato tutto, e lui è stato più fortunato di me, perché consentitemi di dire che quando vai ai rigori uno è più fortunato e l'altro è meno fortunato. Che tipo di giocatori hai chiesto, di che tipo di giocatori state parlando? Stiamo parlando di giocatori funzionali a quello che vogliamo fare. Quello che vogliamo fare in questo momento non lo so. Cioè, nel senso che in questo momento abbiamo pochi giocatori. In questo momento so che ci sono dei giocatori che sono molto importanti per questa squadra, vedi Memusciai, vedi Fiorillo, vedi Galano e qualcun altro, che mi perdona se lo dimentico, ma magari sono quelli più esperti, quelli più bravi, su cui la Pescara Calcio conta e io conto. E poi vedremo quelle che saranno le opportunità di mercato. Sarà un mercato difficile, più degli altri anni, immagino, per via delle vicissitudini che ci sono state extra calcio, quindi immagino che sarà un mercato estremamente difficile. Sono tante altre squadre che magari puntano giocatori che interessano anche a noi,
E quindi a seconda di quelle che saranno le opportunità di mercato cercheremo di costruire una squadra adatta. Certamente se ho Galano in squadra non gli faccio fare il play difensivo, quindi se io ho Galano lo metterò nella posizione in cui può rendere di più, e in base a chi arriverà di conseguenza lo metterò nelle posizioni in cui possono rendere meglio, in base a quello uscirà un modulo da fare. Stai dicendo che resteranno, scusa, Piorillo, Galano e Menusciani? Questo dovete chiedere a lui, al presidente. Io, al momento sono qui e io li allevo. Voglio chiarire un aspetto su Fiorillo, perché è importante, perché ho letto delle cose che non sono proprio, rispondono al vero. Fiorillo è un giocatore che ha 4 anni di contratto a Pescara ancora, è il capitano del Pescara e credo che chiuderà la sua carriera a Pescara. Quindi togliamo di mezzo Fiorillo da ogni... Il mercato, ma non gli ho rinnovato il contratto così a lungo per buttarlo al primo che arriva, quindi il mercato sarà anche mercato, ma come noi abbiamo creduto in lui, lui ha creduto nel Pescara, quindi il binomio Pescara-Fiorillo va avanti tranquillamente. Per il resto Memusciai ha ancora 2 anni di contratto, quindi non credo che sia un problema. Galano l'abbiamo comprato l'anno scorso e quindi credo sia stato premiato ieri come il miglior biancazzurro e quindi non vedo per quale motivo dovremmo toglierlo. Noi dobbiamo, come diceva Massimo, dobbiamo cercare insieme di costruire una squadra che possa fare bene, faccia divertire, però è chiaro che se non si vince poi la gente si diverte poco, per cui bisogna fare una squadra che possa ben figurare nel campionato di Serie B, che è un campionato duro. Oggi sento dire, ma quest'anno il campionato di Serie B è più duro, era anche l'altro anno il campionato di Serie B più duro. Ci sono sempre quelle 6, 7, 8 squadre che partono con i favori del pronostico, come c'era il Benevento l'anno scorso, come c'era il Frosinone, com'è. Quest'anno ci sarà il Monza, ci sarà il Brescia, ci sarà la Spal, però ci sono sempre stati. Per fortuna il campionato di Serie B poi riserva sempre grandi sorprese, perché a differenza della Serie A, che è un altro sport, la Serie B ha anche le squadre sulla carta meno blasonate possono competere e molte volte riescono anche a vincere. Quindi noi dobbiamo cercare di fare una squadra funzionale a quelle che sono le idee del mister. Poi i nomi, se si chiamano Valdifiori piuttosto che Palmiero, piuttosto che un altro, l'importante è che abbiano le caratteristiche per. È chiaro che se lui vuole giocare in un modo e noi prendiamo giocatori che giocano in un altro modo, allora forse andiamo in contrasto. L'importante è scegliere i giocatori funzionali per quello che serve al mister e quelle che sono le idee sue. Leonardo? Grazie. No, la domanda volevo fare a tutti e due, se presidente dell'allenatore. Voglio capire, insieme. Sto organizzando. No, capire, io quello che mi è dato, che ho visto io è questo, cioè che questa è comunque una squadra da rifondare. Proprio dalle radici, voglio dire. Se questo è l'obiettivo comune, cioè, mi piacerebbe che almeno per i primi 2 o 3 mesi la parola playoff non fosse pronunciata, non so perché mi sembra, perché l'obiettivo principale... L'hai detta tu la prima volta. Ma era un preavviso, se conoscendo anche la piazza. Quindi che ci sia questa necessità, comunque se siete d'accordo sulla necessità di rifondare questa squadra, solo che la base deve essere questa, cioè quello di trovare una squadra che gioca, come già hai detto tu, anche il presidente, che gioca, che offre un buon calcio e che comunque, cioè questa premessa non metta in dubbio quello che può essere il cammino iniziale di questa nuova avventura. Poi un altro tormentone che mi piacerebbe che non ci fosse è quello di ci vuole la punta, nel senso che speriamo che arrivi prima. L'ultima volta che Oddio è stato a Pescara è stato il tormentone dei suoi, fino a quando non è andato via da Pescara, o meglio, insomma, c'è stata la separazione. Per cui se c'è un progetto di questo tipo, di andare avanti insieme su come rifondare questa squadra, con la prospettiva soprattutto di giocare, di giocare un buon calcio, non è che significa calcio offensivo, modulo e via dicendo, cioè una squadra che sia in grado di essere compatta e a portare avanti questo progetto e poi man mano magari di trovare la soluzione diversa. Vabbè,
La parola rifondare è una parola un po', cioè, difficile da interpretare, nel senso che non si può pensare che una scuola che debba mettere comunque... No, no, nel senso che debba mettere comunque parecchi giocatori per dare vigore alla rosa, non vuol dire che tu devi mettere per forza tutti i giocatori giovani. Hai necessità anche di mettere dei giocatori giovani, ma questi giocatori giovani devono essere supportati anche delle figure all'interno della squadra che possano aiutarli a crescere, perché se no facciamo una squadra primavera e diventa tutto più difficile. Io sono convinto che i giovani che hanno grandi potenzialità possono crescere, hanno la fortuna di crescere maggiormente se hanno a fianco giocatori che possano aiutarli a crescere, perché se no rimarranno sempre giovani. Giocatori come Memusciai, come Galano, come Fiorillo sono giocatori essenziali in una squadra che ti possano che possono aiutare a crescere i giovani. Magari bisognerà mettere certamente altri giocatori così e a fianco a questi mettere altri giocatori giovani, bravi, che possano crescere nel tempo. Certo, quando hai dei giocatori giovani e bravi hai l'esigenza anche di aspettarli un pochino di più, questo è normale, è normale che possano avere dei momenti migliori alternati a momenti peggiori e lo devi mettere in conto, ma questo è normalissimo. Però ripeto, quello che arriverà in questo momento non lo so, non lo sa neanche il Presidente, i direttori stanno lavorando, noi abbiamo piena fiducia nei nostri direttori, che Antonio l'ho conosciuto quest'anno, Bocchetti, Giorgio mi conosce perfettamente, loro lavorano insieme, quindi io ho la garanzia di Giorgio che, conoscendo me e quella che è la mia visione di calcio, cercherà di prendere giocatori adatti a quella che è l'idea. Lo devo rifondare come gruppo, non in linea verde, sì, o linea verde. Ah, ma lo devi fare per forza, perché siamo pochi, quindi è una conseguenza. Sulla base di quella che è stata l'ultima stagione, l'esperienza ultima, cioè come siamo arrivati, è stato proprio un campionato di utenti, per cui sì, però a volte il momento di, anche la tua presenza dovrebbe servire a questo, cioè a ripartire con un progetto diverso rispetto agli altri anni. Sì, ma io sono pronto anche a tenere pure il Presidente. Vai. No, ma è innegabile, no, che sia stata una stagione deludente e anche un po' sfortunata, perché se no prendiamo tutti quelli che ci avevamo qui e li buttiamo a mare, io non sono assolutamente d'accordo, nel senso che questa era una squadra che al completo per le 38 partite doveva giocare sicuramente, lo dico per il Pescara ma lo dico anche per il Perugia, perché comunque sia la finale play-out di quest'anno è stata fatta da due squadre che in partenza, perlomeno per gli organici, non immaginavano nemmeno di finire a fare una finale play-out. Però errori nostri, infortuni importanti, perché una squadra come il Pescara sicuramente se prende tre giocatori che sono fondamentali non si può permettere di perderli, perché quelli che li sostituiscono non saranno sicuramente allo stesso livello. Quindi detto questo, sicuramente ripartiamo da una stagione deludente che sul campo ci ha visti retrocessi, perché la realtà è questa. Poi ancora una volta la società, siccome è corretta rispetto a qualcun altro, si è salvata sul campo e poi ci siamo giocati la finale play-out. La finale play-out l'abbiamo vinta noi, potevano vincerla loro, quindi soprattutto ai rigori è una lotteria, è andata bene a noi, siamo contenti, adesso dobbiamo far tesoro degli errori e ripartire per ricostruire, per completare una rosa che oggi è rimasta orfana di tanti giocatori, di gente che ha smesso, gente che è andata via, gente che ha il contratto scaduto, ed è chiaro che i tormentoni della punta cercheremo di non farceli avere più, almeno perlomeno sulla carta, poi magari prende la punta, fa benissimo, prende la punta, fa malissimo, quello ci sta nel calcio, però sicuramente cercheremo di partire con una squadra al completo, il più completa possibile. Poi il mercato quest'anno dovete considerare una cosa, che questa è un'annata secondo me molto più difficile dell'anno precedente, nel senso che per ovvi motivi qualcuno piangeva nel momento in cui c'è stato il periodo del lockdown, il periodo della chiusura, ma il vero pianto ci sarà quest'anno, perché intanto
se non ripartiamo con gli stadi aperti sarà un grande problema, soprattutto per le squadre piccole, cioè per le squadre di questa categoria. Non c'hai gli spettatori, non c'hai sponsor da stadio, andranno proprio alla rovina, e tu praticamente devi fare oggi, devi fare una squadra considerando una perdita secca pronti via di 3-4 milioni. Quindi tutte le squadre di B avranno questo problema. È chiaro che nelle squadre di B oggi ci sono quelli 5 o 6 che per tanti motivi, perché hanno venduto giocatori importanti, perché stavano in Serie A, perché hanno proprietà, beate loro, molto più importanti della nostra, possono permettersi qualcosa in più. Però è chiaro che il mercato anche per loro non è che possono prendere 86 giocatori. Quando finiranno loro ci saranno tanti giocatori anche in quel momento ancora validi sul mercato, che uno, se non ha, non si è ingolfato in questa fase qua, magari riesce a prendere pure qualche giocatore di livello anche in quel periodo. Sicuramente oggi la nostra priorità è quella di portare a casa quelle 6 o 7 pedine che mancano per completare e poi lasciare qualche ciliegina per la fine. Costantini. Buongiorno mister, intanto proprio a livello di mercato, quali sono le priorità soprattutto sui ruoli, ecco, le prime esigenze? Poi questo rapporto di simbiosi con Giorgio Repetto, si è parlato molto di ciò, conosciamo insomma la sua stima, questo Repetto, una stima che nasce da dove? E nei primi confronti con lui cosa vi siete detti, anche alla luce di errori fatti in passato da non ripetere, soprattutto per porre le basi di questa stagione? No, di ruoli e di giocatori non parlo, visto anche esperienze passate. Nel senso che dobbiamo costruire, dobbiamo prendere, vedremo le opportunità di mercato e prenderemo quello che ci serve. Tra me e Giorgio c'è un rapporto di stima, perché abbiamo lavorato insieme, perché lui conosce me, io conosco lui, e quando abbiamo lavorato insieme abbiamo lavorato bene, al di là dei risultati, abbiamo lavorato bene perché abbiamo un feeling di calcio, ma probabilmente vediamo il calcio alla stessa maniera. Lui capisce me, sa cosa voglio, tant'è che il più delle volte Giorgio non gli faccio i nomi precisi dei giocatori, ma gli chiedo un determinato ruolo e poi è lui che mi indirizza verso i nomi. Questo credo che sia l'aspetto principale del rapporto tra un allenatore e un direttore sportivo, perché oggettivamente io alleno, lui fa il direttore sportivo e sceglie i giocatori, e come dovrebbe essere. In questo primo confronto che magari avete avuto, cosa è emerso, se è possibile? È emerso che ci sono dei giocatori che possono essere interessanti, ma non c'è solo il Pescara, ci sono tante altre squadre che li vogliono, perché se sono bravi evidentemente ci sono anche altre squadre, e quindi non dipende solo da noi l'acquisizione di questi giocatori, ma ci sono delle regole di mercato che conosce il presidente sicuramente più di me, che conosce certamente più di me il direttore sportivo. Io aspetto i giocatori. D'Angelo. Mister, dato che rinnovo il bentornato, volevo chiedere se poteva dirci quali sono tutti i membri dello staff, quindi nome, cognome e indirizzo. E se ci sono anche già delle amichevoli già organizzate? Allora, amichevoli no, ancora non, nulla di ufficiale, no? Non c'è nulla di ufficiale, stiamo vedendo, ci sono delle squadre anche importanti che hanno chiesto la disponibilità, adesso vediamo, penso che nei prossimi giorni comunicherà la società, anche perché al momento faremo anche fatica. Beh, io credo che io e Totò nei 10 minuti ce la sentiamo di farlo. Allora, lo staff è composto da Marcello Donatelli, che è il mio secondo storico, che è sempre stato con me, c'è Andrea Arpili, che è il preparatore atletico, e Stefano Fiore, che conoscete tutti. Come? Una bella mezz'ora. Sì. Infatti stiamo pensando di farlo giocare. E che è stato con me anche l'anno scorso, e Gagliardi, che è il preparatore dei portieri. Mister, buongiorno e bentornato a Pescara. Grazie. Credo che tu rappresenti un tecnico, la figura ideale dopo la stagione calcistica lo scorso anno. Tra i meriti da ascrivere a te nella precedente esperienza,
io ricordo benissimo, fu quello di aprire gli allenamenti al pubblico e poi, come ricordavi tu prima, la sgambatura al centro di Pescara, perché è importante anche fargli avvicinare il pubblico, i tifosi al Pescara al netto del Covid. Il fatto di essere pescarese, secondo te, può essere un elemento in più, una motivazione in più per far riprendere da un punto di vista proprio del morale, dell'ambiente? Ma non so, questa è una domanda che devi fare ai tifosi, non a me. Io sono di Pescara, da bambino tifavo Pescara, ho sempre tifato per Pescara, perché come è normale che sia per ognuno di voi. Io penso che ognuno di voi è nato in una città e ha piacere se la propria città vada bene calcisticamente parlando. Quindi se sarò l'allenatore giusto, questo lo dirà il campo. Io sono estremamente contento di essere tornato per i motivi che abbiamo detto prima, però poi alla fine conta sempre il campo e queste risposte le darà solo e esclusivamente il campo. Non sono mai stato contrario alla vicinanza tra il tifoso e la squadra, perché per me il tifoso deve essere un punto di riferimento per la squadra e per la società, perché è indispensabile, perché è fondamentale. A meno che non ci tirino i sassi, io aprirò sempre i campi per stare vicino ai ragazzi, perché è giusto che sia così. Prego, chiudere. Sì, volevo fare una domanda al Presidente su un tema un po' diverso, che negli ultimi giorni, oltre alla possibilità dell'allenatore, si è parlato anche di una possibile, probabile trattativa per la cessione della società, se sono arrivate manifestazioni di interesse o meno. Ecco, volevo sapere dal Presidente com'era la situazione, se è vero, non lo so, se prosegue. Ma è bello, perché qua sapete più voi che io, che voi scrivete proseguono le trattative, non so quali, ci sono le cordate, e io l'unica cordata che ho visto ultimamente è uno che ha attaccato una corda a un palo, non lo so, avete scritto per una settimana intera che Pessina comprava il Pescara, io lo conosco perché Pessina è Pessina, ma non l'ho mai visto nella mia vita, quindi voglio dire, magari arrivasse uno come Pessina a Pescara. Io ci lavoro, sempre lavorato in questa direzione per cercare di migliorare la società Pescara Calcio, però non è semplice, soprattutto in un momento come questo dove usciamo ancora non usciamo da una situazione di grande emergenza, che chiaramente la gente prima di investire nel calcio ci pensa 10 volte. Quindi Presidente, per la cordata rappresentata da Fusco ed eventualmente Vecchia non esisteva? Ma la cordata di che? Parte la corda, ma io posso parlare con 300 persone, ma non è una questione di cordata. Ma io parlo con tutti i giorni, non è che parlo solo con la cordata di Fusco. Magari venisse domani mattina un imprenditore capace di portare avanti, perché mi hanno anche raccontato che c'era un imprenditore interessato, più che altro me l'hanno raccontato, ma non hanno mai parlato con me, che però dice se rimaniamo in Serie B e me lo regalano ci sto, se vado in Serie C no. Quindi sono grandi interessi intorno al Pescara, quindi fa piacere sentire questo interesse. Io ieri mattina ho preso un caffè con il Presidente della Regione, con Marsilio, il quale mi ha detto che lui farà il possibile per consentire che, così come ha fatto, per esempio, mi sembra che sia il primo stadio che sia stato riaperto, quello di Castel di Sangro, per consentire un ingresso diciamo in maniera sicuramente con molta attenzione, con il giusto distanziamento, però è un paradosso che tutte le attività sono aperte, ci chiudiamo in un ristorante e mangiamo a mezzo centimetro l'uno dall'altro, e in uno stadio di 20.000 posti magari non si possa pensare di aprire 1.000 posti a settore e mettere la gente con il giusto distanziamento, con il controllo della temperatura piuttosto che con la mascherina. Sicuramente non è facile, però ci stanno lavorando, perché non è il caso del Pescara, non è il caso delle squadre, della maggior parte del caso delle Serie B, ma i grandi club che hanno
introiti importanti, stanno perdendo fior fior di milioni di incassi, sicuramente non è quello del Pescara, perché tra il chiuso e aperto facciamo una bella patta, però a noi ci interessa avere il tifoso, non per le squadre come il Pescara l'importante non è il ricavo, l'importante è avere il tifoso allo stadio, il sostegno dei tifosi. Non è sicuramente la voce incassi quella che cambia la vita a una società di Serie B. Per le squadre di Serie A è una voce importante. Quindi... Sul mercato poi dice qualcosa, al volo, se Fanti ha firmato, se mi troveranno la prima oggi, se Zappa è venuto solo a salutarci, abbiamo visto prima. Zappa si sta allenando regolarmente, perché prima di salutarci deve trovare chi lo compra e soprattutto deve trovare chi si mette d'accordo con me per avere, perché non è che Zappa l'abbiamo comprato, quindi è un giocatore del Pescara. Ci sono delle trattative perché ha fatto molto bene, però ancora non è chiuso nulla, così come non è chiuso nulla per gli altri giocatori di cui sentite parlare, perché è evidente che se continuiamo a parlare con i procuratori, non con la società, ognuno dice quello che ha, ma quello che ha lo butta, già fatto di qua, già fatto di là, poi dipende da noi se riprendiamo o meno. Posto? Una cosa al volo, voglio chiedere solo sull'attaccante, prima si era fatto nome degli attaccanti, se su Iemmello potrete dire che... Bostic abbiamo preso. No, Iemmello, su Iemmello c'è un nome da smentire o c'è una trattativa? Ma non c'è nessuna trattativa.